E allora, buonasera, buonasera, ben ritrovati a tutti a Future Arena, il palco dedicato all'innovazione, alle start-up, alle visioni del futuro, appunto del Festival del Futuro. Io saluto tutti coloro che sono ancora qui presenti in sala. Abbiamo iniziato questa mattina con tantissimi appuntamenti, ma saluto anche tutti coloro che ci stanno seguendo da remoto, appunto in streaming. So che abbiamo raggiunto addirittura le 400.000 views, quindi insomma, veramente un ottimo seguito. Ecco, questo ci fa davvero tanto tanto piacere. E allora adesso noi saremo insieme per circa un altro paio d'ore, parleremo appunto di visioni, di ispirazioni, di intuizioni, continueremo appunto a parlare di innovazione. Lo facciamo subito con ascoltando uno degli imprenditori seriali più importanti d'Italia. Abbiamo il piacere di avere collegato con noi da New York Enrico Pandian. Vediamo. Ci sono, mi sentite? Eccoci. Sì, noi ti sentiamo. Ciao Enrico, ben arrivato. Ciao, ciao. Scusate, c'è un po' di rumore, ma sono in una caffetteria tra un meeting e l'altro, quindi non ho trovato un posto migliore. Molto newyorkese, direi che ci sta, ci piace. Allora, riassumere tutto ciò che ha fatto e che fa quotidianamente Enrico in pochi minuti mi richiede veramente un grandissimo sforzo di sintesi, ma cercherò di fare del mio meglio. Allora, Enrico ha fondato una startup di successo come Supermercato 24, conosciuta anche come Everly, è il fondatore di Frescofrigo, ha concluso una delle exit più importanti del settore con Checkout Technologies, una tecnologia che automatizza i pagamenti alle casse dei negozi. Ancora ha fondato Startup Gym, che è uno startup studio che supporta la costituzione di nuove imprese su modelli già validati in realtà di successo, ad esempio appunto negli Stati Uniti. E last but not least ha fondato anche la Fintech Yolo Save, per cui diciamo sei sicuramente un uomo che fa innovazione. E allora, visto che oggi la nostra giornata si dedica proprio al grande tema del new normal, never normal, partirei proprio da qui. Sappiamo che abbiamo davanti tante opportunità, tu ne hai colte sicuramente tantissime nella tua vita e quindi sei la persona giusta per darci qualche consiglio. Insomma, che cosa dovrebbe fare secondo te un'impresa in questo momento per cogliere le opportunità che ha davanti e tu stesso, come vedi questo periodo di new normal e never normal? Ma allora, le imprese devono iniziare a pensare in una maniera diversa. Parliamo di imprese, diciamo, established, quindi non startup. Devono guardare al mercato, devono capire che il consumatore sta cambiando. Negli ultimi 2 anni è cambiato in modo particolare, c'è stata un'accelerazione verso il digitale importante, lo sappiamo tutti, ma è un momento nel quale ci sono grandissimi cambiamenti in atto. Io il consiglio che do sempre, diciamo, alle aziende, quelle tradizionali, per capire, e visto che siamo veneti, sono veneto, insomma, sappiamo che ce ne sono tantissime e anche di enorme successo, è il fatto che bisogna iniziare ad assumere talenti che arrivano da industrie diverse dalle nostre, perché l'innovazione nasce proprio quando c'è la diversità. Sai che il tema della diversity è una cosa molto, sempre molto più importante, soprattutto, nel resto del mondo. Ma l'obiettivo qual è? Iniziare ad avere delle opinioni che siano diverse da quelle che sono all'interno del nostro settore. Io ricordo che quando sono partito con Supermercato 24, essendo di Verona, sono andato a parlare con tutti gli amici che lavoravano nelle varie catene degli hard discount veronesi e tutti mi hanno sconsigliato di partire con quel progetto, specialmente perché secondo loro il consumatore voleva andare a comprare, la spesa dentro al negozio, non la voleva consegnata a casa. La realtà, penso che lo vediamo ormai 7 anni dopo, è che il mondo è completamente cambiato e anzi questo è un momento particolare nel quale ci sono veramente investimenti miliardari sul grocery delivery. Quindi bisogna guardare quello che abbiamo fatto, sui quali siamo bravissimi, ma con delle prospettive diverse e soprattutto, secondo me, parlare di quello che facciamo alle persone più diverse, quindi non all'interno del nostro settore, in modo tale che ci siano degli spunti che sono nuovi, che magari non abbiamo preso in considerazione perché siamo troppo focalizzati sul nostro business, ma che ci possono aiutare a crescere o a vedere semplicemente il nostro modello di business in una maniera un po' diversa. Bene, in effetti proprio una contaminazione tra sapere e saper fare diversi è anche quello che muove effettivamente l'appuntamento di Future Arena. E allora andiamo alla nostra seconda domanda. Un'altra parola della quale abbiamo sentito tantissimo parlare è resilienza. Tu come hai allenato la tua resilienza? Ah, allora, è molto difficile, nel senso che diciamo che ho la grossa fortuna di essere una persona molto curiosa, quindi continuo a guardare nuovi mercati, continuo a guardare nuove idee,
e quindi so anche benissimo che in un mondo, diciamo, che va così veloce, i progetti possono anche fallire, ovviamente, perché non siamo più, io dico sempre, al tempo di mio papà, quando le aziende duravano 50 anni o 100 anni o anche più, insomma. Questo mondo nel quale va tutto molto veloce, le aziende possono avere dei grossi exploit, ma magari esistere meno di 10 anni, quindi secondo me è semplicemente un'attitudine. Vedi il mercato, vedi che le cose cambiano, capisci che ci sono ogni giorno nuove opportunità, perché questa è la realtà. E quindi, insomma, non, diciamo, tendenzialmente non mi innamoro del progetto che ho costruito, vedo sempre il prossimo progetto invece che vorrò costruire. Ecco, a proposito di innamorarsi dei propri progetti, no? Uno dei temi a cui ovviamente gli start-up prestano grandissima attenzione è cercare di rendere le loro idee poi effettivamente concrete e chiaramente anche sostenibili, no? Quindi da un punto di vista economico. Per cui quello che ti chiedo è: tu che cosa consiglieresti proprio per la fase di ricerca di finanziamenti? Come riusciamo poi davvero a far camminare queste idee, a farle diventare impresa? Ma allora, diciamo che, sai, fare una startup, quindi un'azienda innovativa, è diverso da fare un'azienda tradizionale. Quindi noi come imprenditori innovativi dobbiamo pensare ad una finestra di 10 anni. Quindi molte volte quello che si propone agli investitori non viene inizialmente capito, semplicemente perché magari l'investitore che è davanti non ragiona sui prossimi 10 anni, ma ragiona sul domani, ragiona sul fare EBITDA positivo in 3 anni. Mentre noi quello che dobbiamo pensare è di costruire qualcosa che sarà molto grande tra 10 anni. Dobbiamo quindi anticipare, se vogliamo, magari quello che stiamo costruendo rispetto all'esigenza del mercato. Questo è l'unico modo, se volete, per costruire aziende gigantesche. Teniamo presente che i grossi nomi di adesso, di vari Facebook, Apple, eccetera, sono nati in un garage pensando, parlando di Apple ad esempio, o di IBM, al fatto che prima o poi tutte le persone avrebbero avuto un computer in un momento in cui i computer non erano nelle case. Quindi noi facciamo esattamente la stessa cosa. Pensiamo a qualcosa che sarà grandissimo tra 10 anni, adesso è semplicemente, o magari deve ancora esprimersi, o è una micro nicchia. Quindi questo, secondo me, è il ragionamento che bisognerebbe fare. Poi il secondo ragionamento è probabilmente tra 7-8 anni dire: ok, sono diventato grande, adesso devo iniziare a far EBITDA positivo. È un ragionamento completamente diverso rispetto alle piccole e medie imprese. Ecco, rispetto proprio ai canali, no, per poter accedere al credito, quindi non so, crowdfunding, business angel, che cosa ti senti di consigliare da questo punto di vista? Ma guarda, io che sono in questo mercato ormai da 21 anni, diciamo, ho seguito tutte le fasi, diciamo, dell'interesse, se vuoi, anche verso le startup. Questa è una fase molto particolare, una fase molto positiva, semplicemente perché l'Italia è rimasta indietro rispetto alla Spagna, alla Francia. Teniamo presente che in Francia ormai investono circa 8 billion, noi siamo a meno di 1 billion di investimento in startup, quindi siamo un paese che è molto attenzionato in questo momento dai fondi esteri, perché vogliono capire e capiscono che qui c'è un'opportunità. L'opportunità è investire sulle startup italiane, perché siamo diciamo, più economici rispetto al resto del mondo, ma poi abbiamo un elemento particolare che è quello che dicevi prima, è la resilienza. Noi siamo molto abituati a cercare la soluzione in mezzo alle mille leggi italiane e alle mille complicazioni che ci sono. Quindi abbiamo, se volete, una marcia in più su quello. Ci manca solo una cosa, e questo lo dico a me, ma è come se lo dicessi a tutti gli altri imprenditori: ci manca la visione. Cioè, noi quello che dobbiamo fare è pensare che dobbiamo fare un'azienda gigantesca. Ogni volta che facciamo qualcosa dobbiamo pensare che stiamo facendo la prossima Google. Questa deve essere l'ambizione che abbiamo. E nel momento in cui tu ragioni a questo livello, i soldi arrivano da soli. Questa è la cosa più importante. Quindi il ragionamento che voglio fare con tutti è: non preoccupatevi, perché il denaro c'è, ce n'è sempre di più. Nel 2014, quando ho iniziato il supermercato 24, io pensavo che fosse finito, diciamo, l'hype sulle startup. In realtà eravamo solamente all'inizio. È stato difficile raccogliere denaro, adesso è ancora più facile rispetto al 2014, ma la visione deve essere sempre più grande, perché quello che cercano gli investitori, soprattutto gli investitori quelli bravi, cercano imprenditori che abbiano grandi visioni, perché l'obiettivo è veramente fare le prossime grosse multinazionali. Ecco, e quali altri fattori sono secondo te abilitanti per la crescita, oltre chiaramente appunto a quello, al pilastro fondamentale appunto della visione? Perché vediamo che aumenta il numero delle startup innovative, però appunto quando poi parliamo di reali crescite dimensionali, insomma, lì facciamo un po' più fatica. Ma allora, in realtà, guarda, io dissento da quello che dici,
con la verità, nel senso che in Italia abbiamo un grosso problema, che sono le startup innovative, cioè in questa categoria in questo momento ci sono, se non ricordo male, 14.000 imprese, ma ci sono dentro anche le pizzerie innovative, che non sono startup. La startup innovativa è una società che fa qualcosa all'avanguardia tecnologica e che di solito ha un investitore istituzionale all'interno. Questa è una startup innovativa nel resto del mondo. Ok, su questo è uscita proprio stamattina o ieri, se non ricordo male, sul Sole, la classifica delle startup che sono cresciute di più negli ultimi 2 anni, e vedete che ci sono startup che hanno fatto 5-10 volte il fatturato nel giro di 3 anni. Ok, quindi queste sono le vere startup. Le startup creano occupazione, portano il capitale, soprattutto in questo momento lo portano dall'estero verso l'Italia. Quindi in realtà bisogna, secondo me, pensare molto bene che il termine startup non è per tutti, non è il fatto che uno fa una nuova impresa è una startup, non funziona così. Le startup sono quelle che fanno tecnologia, sono quelle che fanno innovazione dirompente sul mercato e, se vogliamo dire la verità, sono molte poche. Probabilmente sono meno di 1.000 in questo momento in Italia. Bene, chiarissimo. Peraltro tu recentemente hai lanciato anche una call per 5 founder e 5 launcher appunto di startup. Dunque ti chiedo, quali sono le skill, no? Parliamo tanto di skill trasversali, di nuove competenze, di capacità di leadership che secondo te effettivamente un founder dovrebbe avere o insomma nei profili che stai ricercando? Ma guarda, allora, intanto ti dico, ho ricevuto più o meno 750 curriculum, quindi questo per farti capire che voglia c'è di fare impresa in Italia, è grandissima. È ovvio che poi vai a selezionare le persone che hanno le maggiori competenze, quindi o persone che hanno una grossa esperienza in determinati mercati, o che magari hanno un percorso di studi corretto. Ma questo in realtà è solo la prima parte, perché di solito da queste due cose qua tu tiri fuori dei grandi manager, ma noi cerchiamo imprenditori. Per fare l'imprenditore ci vuole qualcosa in più. Vuoi che si chiami curiosità, vuoi che si chiami, come dicevi tu, resilienza, vuoi che si chiami un po' di pazzia, perché un po' di sana follia per fare l'imprenditore in Italia si vuole. Però ci vuole qualcosina in più. Ci vuole quello che noi chiamiamo l'occhio della tigre. Ci vuole una persona davanti che ha voglia di arrivare a qualcosa di molto grande. E pensa alla sua visione e a come applicarla sul mercato. Questo è l'elemento fondamentale. Bene, grazie. In chiusura io ti chiederei un'ultima riflessione, perché tu prima hai citato una parola, ovvero il fallimento, no? Non tutte le idee magari effettivamente riescono a trasformarsi in grandi imprese, tu stesso magari l'hai provato sulla tua pelle, quindi ma da ogni esperienza sicuramente possiamo imparare qualcosa. Ecco, come dovremmo approcciarci secondo te anche proprio al rischio del fallimento? Ma guarda, io mi approccio, allora, intanto ovviamente lavoro perché questo non accada, partiamo da questo. Poi secondo me, allora, soprattutto se fai startup, capisci molto bene che la raccolta del capitale è uno degli elementi importanti. Tieni presente che il capitale non è che lo raccogli da persone stupide, le raccogli da persone che magari sono stati imprenditori, sono state persone che hanno già lavorato nel mondo della finanza, quindi persone che hanno masticato i numeri tantissime volte e che magari hanno anche avuto successo nel loro passato. Quindi è molto difficile raccogliere il capitale. Però secondo me l'elemento principale è il fatto di pensare che il fallimento è semplicemente un elemento di, come dire, è un momento nel quale hai imparato qualcosa. Sai, si dice sempre che quando si dà una sberletta sul sederino ai bambini capiscono molto di più di una carezza. Ecco, è la stessa identica cosa. Il fallimento ti tempra, ti aiuta, ti fa capire che questo è un lavoro duro, non è un lavoro per tutti, ma ti fa anche capire, secondo me, come andare avanti. Io ti dico, in tutti questi anni la cosa che ho capito è come ridurre il rischio delle scelte che faccio, perché ogni giorno si va in ufficio, si fanno delle scelte e la maggior parte delle scelte, ahimè, sono sbagliate, e quindi ho capito come cercare di, diciamo, tornare indietro da queste scelte sbagliate. Ognuno, se vuoi, ha una storia imprenditoriale diversa. Io dico sempre, non c'è una scuola per imparare a fare gli imprenditori, perché la scuola vera è poi l'attività imprenditoriale. C'è una scuola per diventare ottimi manager, ma per fare gli imprenditori no. Quindi l'obiettivo, secondo me, per tutti è provarci, ovviamente, masticare l'amaro del fallimento, masticare le difficoltà che ci sono ogni giorno, e nel momento in cui succede, semplicemente pensare a cosa è successo, quindi imparare, e il giorno dopo rimettersi a fare qualcosa di nuovo.
Bene, grazie, grazie mille. Quindi visione, curiosità, capacità di mettersi sempre in discussione. Grazie Enrico per aver condiviso queste tue tips con noi, siamo stati veramente felici di averti qui a Future Arena e peraltro siccome in conclusione di questa giornata faremo proprio uno startup spritz con 5 startup, vedremo effettivamente se hanno un po' queste caratteristiche, no? che ci hai elencato adesso. Allora, grazie mille a te, ti lasciamo e noi proseguiamo con il prossimo appuntamento. Adesso abbiamo una tavola rotonda che è dedicata ad un altro elemento importantissimo per chi fa innovazione, ovvero il saper fare rete.